Salve a tutti, benvenuti a puntare questa serie su eSport FC 25 con il nostro cameratene qua, carriera allenatore. Allora, signori, abbiamo una partita contro il Tromso. Dovrebbe essere il Tromso. Comunque, andiamo subito alla partita senza perderci in chiacchiere, signori. Vedo un Ixon stanco. Ma io non ho alternative. Curry è un pochino stanco. Senti, provo a portarmi a Shammari. Eventualmente provo a farlo esordire. Io non ho un altro terzino. Ci devo mettere Nouri. Really? Scusate un attimo. Io a sto punto, se Nouri è 56, con tutto il bene, devo schierare un 56 per sostituire quello. Ma piuttosto mi porto un terzino. Ce l'ho un terzino. 53. Okay. Hamad e 56. Terzino destro. Che piede? Piede sinistro. Hamad. Hamad. Senti un po'. Io. Allora. Piano di crescita. Medi. Terzino. Ok. Ma sapete che c'è? Ma se mi devo portare qualcuno, piano che promuovo in prima squadra. Ma mi porto. Senti un po'. E proprio mi devo portare qualcuno, dico, se devo proprio sostituirlo, ma piuttosto mi porto un giovane, perché se l'alternativa in questo momento sinistra è Nouri, magari Hamad, 56, può giocarla a sinistra, giusto? Sì, che può giocare a sinistra, va bene Hamad, scendi in campo, il ruolo è tuo. E sai che c'è? Mi porto pure a Shammari. Al Shammari. Col Tromso. Sono indeciso. Me lo porto o non me lo porto a Shammari col Tromso? Potrei sì. Potrei no. Vabbè, non è così stanco. Va bene. Non... Va bene. Va bene. Io direi andiamo. Andiamo, esordio di Hamad. Si rinnova l'appuntamento con esordio del terzino libanese. L'attacco che promette molto bene, si affronta due squadre abituate a giocare a viso aperto, e avanti. Senza troppi tatticismi, e dovremmo uscire fuori una gara divertente. Pronti. Pronti questa partita. Hamad, prima un pallone toccato subito. Caracollato a passo, palla per Okeke. Okeke. Per Nunez, Hummelvoll però. Okeke. Prova il tiro a giro, attenzione, parata di Thomas, va bene. Va bene. Esserci. Ci siamo. Dai, ora. Io direi schema sempre primo palo, sì. Poi no, corto. Palla messa in mezzo. Niente. Poggia di te. Non è finita. No. Calma. Ok. Rach. Perché sei sulla fascia? Non lo so, ma va bene lo stesso. Palla in out. Angolo ancora. Ah, ecco perché. Perché ha battuto il calcio d'angolo. Ok. Ora primo palo. Sì. No, troppo. Adesso è parte troppo. Lungo. Pino forse non il volle, niente. Peccato, va bene. Orca. Legge bene e interrompe l'azione avversaria. Dai che si può fare. Uvas. No. È stato sbagliato, va bene. È importante per questo ragazzo, gettato dal rischio da primo grande minuto. Grande Odegaard, bravissimo. Debuttare a 18 anni in prima squadra non è una novità assoluta di questi tempi. Però la media dei Odegaard giocatori si è abbassata di molto negli ultimi anni. E c'è un altro proprio inserito. Vabbè, Odegaard, bravo Odegaard. Lotta su ogni pallone, Vass. Deve lavorare molto, senza dubbio. Rack. Ma può dimostrare. L'arbitro concede la punizione. Ecco, grazie. Se ci fosse com'è?
perché, perché gli vibra la maglia? Perché c'è la maglia che la, c'hanno la maglia in queste sequenze che gli vibra in questa maniera? Comunque, ok. Calma. Io farei di là. Io non volevo darla lì, volevo darla all'altro lato, ma va bene. Io sono scemo. Abbiate pazienza, sono scemo. Intervento pulito col pallone che finisce in out. Purtroppo è questo, lo chiedo a voi anche nei commenti. Non so come non so come si fatta la punizione 2, nel senso, so come si possa impostare i due. Non ricordo vagamente come si possa impostare i due sul dischetto, però ogni volta. Meno male, grande Odegaard, grande Odegaard. Però vi dicevo, poi non so come ti fai fare la punizione, nel senso fargli fare il tocco per l'altro giocatore che poi tira. Ecco, questo non lo so, non riesco a fare. Ma devo dire, sì, all'esame è volato via. Calmi per grande Vass. Sì, lo. Oggi si lotta. Molta ok, che dal punto di vista mediatico su questo giocatore come vuol Nunez ha annunciato la ancora per ok che crossi in mezzo potesse andare avanti. Vabbè, ancora per ok. Beh, non sarà facile di certo trovare un sostituto all'altezza. Prima o poi però la società doveva porsi il problema di rimpiazzarlo, non è eterno, nessuno è eterno. Ok, per okay, un giocatore che ha dato tanto a questa maglia. Io bravissimo Nummelvoll. Capire se non resterà nel mondo del calcio, no. O magari perché no, prendere una direzione completamente diversa. Il calcio bravissimo all'esame. Amad, 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 tutta la fascia si fa. Vai Amad, Amad, passa per Hummelvoll Nunez. Però che è che? La ridà Hummelvoll, Hummelvoll, Hummelvoll. Niente, fermato. Va bene l'avversario, può ripartire. Fasi limpide di gioco, devo dire. Ok, Rack. Guard, pass, pass, può passarla, tiro da fuori. Mamma mia Vass, mamma mia Vass, mamma mia Vass, va bene, grande Vass, sempre la maglia, cioè la maglia con la vibrazione, c'ha la maglia dual sense. Possiamo, capito, c'ha la vibrazione tutta così, ok. Dai Vass, va. Nulla da fare per il portiere. Gol. Ok, va bene. Grande Vass. Grande Vass, 1-0. 1-0 in casa del Tromso. Va bene, oh. Ho detto, vabbè, ci provo. Ok. Grande Vass. 1-0. Adesso, signori, dobbiamo però non buttarla via. Bravissimo, Chiemi. Che si interrompe. Però non rischiamo. Non rischiamo. Ok. Amad. Però che. Amad, però inserisciti. Bravo, Amad. Amad, sulla fascia. Amad. 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 Cross. Niente. Ottimo intervento. Senza che bronzo. Succede? Vabbè. Del direttore di gara. Punizione. Va bene così. Ora. Direi che la buttiamo in aria. E Ale va in mezzo. Hummelvoll Nunez. Attenzione. Attenzione Hummelvoll. Attenzione Hummelvoll. Ora. Dai. Dai che tu. Yep. Calma. Odegaard in ripiegamento difensivo. Ma ci va. Terzino, ok. All'esame. All'esame. Per Vass. Provano con il pressing. Però va bene lo stesso. Ora Nie. Nie per Vass. Si fanno vedere i compagni. Clarità Nie. Nie sulla fascia. Nie. Nie. In mezzo. Hummelvoll niente. Che e succede? Rigore. Rigore. Rigore, cioè, ma non state vedendo che c'hanno le maglie tipo tutte che vibrano a sta maniera?
c'hanno le maglie vibranti. Che cosa? Vabbè. Chi la batte? Rach. Rach la batte. Dai. Possono prendere il largo qui. Rigore parato. È indirizzato sulla sinistra comunque. Ma va, va bene lo stesso. Fa su il pallone con un intervento pulito. Va bene. Ok. Ok che. No, attenzione. Mad dai torna. Alma. Almi. Gaie. Tiro là fuori. Calcio di rigore concesso dall'arbitro per questa entrata. Rigore per il Tromso. Niente. Hakimi, regala il rigore. Pallo di mano. Come l'ha preso? Il regolamento il questo non sarebbe rigore, però vabbè. Rigore trasformato con grande freddezza. Niente, 1-1. Pareggia il Tromso. Siamo passati dal possibile 2-0 al 1-1. Sono i rigori più belli. E vabbè. Signori. È vabbè. Bene. Dai, comunque, fa niente. Uno l'abbiamo segnato una volta, possiamo segnare di nuovo. Può nascere qualcosa di buono. Dai, qui. Signori. Dai, ragazzi. Ok, che. Prova in mezzo. Bel volume. Inizio, palla ancora fuori. Specchio, non c'è dato nemmeno troppo vicino. Va bene. Va bene. Con calma. Con calma si può fare. Dai, niente. Ok. La recuperano palla. Calma. Calma. Calmi, siamo molto calmi. No. Qualcuno però, ecco. No. Oh, bravo. Ok, va bene. Pass. Aspetta il tentativo avversario. Per no. Altri 120 secondi da giocare. Ok, passa. Va bene, ripartiamo. Odegaard, per niente. Esagera qui e regala. Niente, niente, non. Che calma. 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 È bravissimo, ora ripartiamo. Niente. Si chiude così attaccando. Dunque la prima metà di gara. Ma è in piena azione, ma. 1-1. 1-1. Posso dire che meritavamo di più noi. Penso il primo tempo, secondo me, la meritavamo di più noi. E spero sia troppo un turning point quel momento nel quale, diciamo, siamo passati dal possibile 2-0 all'1-1. Buon lavoro difensivo. Ora. Rach. Ora, no, però. Calma. Però dobbiamo stare calmi. Dobbiamo stare calmi. Dobbiamo stare calmi, si può fare. Fare, ma dobbiamo stare calmi. Calma, attenzione, però okay, si mette va bene qui. Facciamo girare palla con calma. Ahmad. Ok, che okay. Tac. Ora però che okay, bella palla. Ok, che okay, 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 okay. Posso in mezzo. Vabbè. Ci pensa lui a spazzare. Ora Ahmad. Bella. Vabbè, palla bella l'idea, push, la palla per ok, che fa niente, dai. È pronto ad entrare in campo. Attenzione al pressing. Ok. Iemi. Porca mi calma. Ok. Va bene. A mezzo la neve. Diciamo che sta facendo un po'. Che bello, che Odegaard, niente, come non detto. Calma. Calmi. Buona prova la sua nei primi 45. Vedremo no. Se farà ancora meglio. Ho offerto un contributo. Vabbè, che. Può essere la chance per andare avanti. Meno male. Decisivo qui il portiere. Grande Odegaard. Non sarebbe stato comunque. Non capisco perché abbiamo fischiato il fuorigioco, visto che la palla è arrivata con un mio tocco e non dal suo, ma. Va bene, oh, per carità. Va bene così. Ora, ok, che. Okay. Ahmad. Che Ahmad. Mezzo. Niente. Smetta il pericolo. Ma ok. Rach. Ahmad. Odegaard.
può darla alta, però non ha preso l'L1. Perdono il pallone. Ma ah, no. Ok. Bene, alle esamini. Niente, sulla neve la palla schizza via. Va via proprio. Il fallo laterale. E non capisco. Recuperano bene palla. Perché? Perché normalmente sulla neve dovrebbe frenare la palla più che schizzare. Può scegliere chi servire. Però vabbè. Ora, Odegaard. Niente. Ma poi. Palo, si continua a giocare. Va bene, dai. Fa niente. Odegaard. Rack. Prova a costruire qualcosa. Ottima chiusura difensiva. Va alla giocata lunga. Ok. Qua. Ok, Rack. Però Ok, c'è nessuno in aria. In mezzo a chi? A mia sorella. Niente. Possesso gettato via. Va bene. E ok, calma. No, perché ci sia? Ok. Hummelvoll. Era oltre l'ultimo difensore. Vabbè. Il momento che ha toccato poi anche uno dei tuoi difensori non dovrebbe più parlare il discorso fuori gioco. Però vabbè, lasciamo stare qua. Calcio di punizione concesso dall'arbitro per questo. Ma perché? Per quale motivo? Mi scusi, signor arbitro. Questo giallo perché esattamente? Palla che si perde sul punto. Cioè, l'arbitro assegna la rimessa. Così vorrei capire la ratio dietro quel cartellino. Dato non palla, attenzione. Quando c'è posizione invitante, cioè, fermi intanto, cambia la Odegaard, è stanco. Al Gandhi ce lo mettiamo. Voglio vedere un attimo la situazione. Al Dubai di accelerazione e velocità scatto 88-79. Svinland. No. Allora, Al Zubaydi intanto, però che Salmone Svinland per uno spento nie. E allora, Hummelvoll potrei tenerlo. Direi per ora ci metto Kerry per Vass. Ok, che Vass è ammonito, non si sa mai. Diaye. Potrei provare a mettere in Diaye, ma più avanti. Andiamo più avanti. E poi più avanti. Insomma, sono 73esimo. Che possa. Vabbè, Odegaard intanto. Possesso palla interrotto. Ma è vero che non mi ha fatto neanche i cambi quelli che doveva fare. Vabbè, niente, a posto. Palla interessante. Ma va bene. Ahmad. Ah, niente. Puntuale qui il difensore nel recupero. Può liberarsi del pallone. Benissimo, avanti. Ok, che. Ma di qua. Ahmad. Prova a servire un Mevol Muniz. Palla non va. Ok. Calma. Uno, ecco, basso. Prova a spezzare la parità. Un gol adesso sarebbe ovviamente. No, e quello è fuori gioco comunque. Quello è. Ecco, questo fuori gioco perché non ha fischiato? Questo è evidente fuori gioco. Dovranno farselo bastare. Dire. E riversarsi allora. In avanti per tentare il tutto ora, per tutto. E ora, se ora, vogliono ora fare almeno il pari. Adesso che è troppo tardi. Vabbè. 2-1. Che la ribalta al Tromso. La ribalta troppo. Però io può nascere qualcosa di buono qui. Attuali, perché non. Vabbè, di nuovo. Altro fuorigioco non fischiato. Altro evidente fuorigioco non fischiato. Dico evidente perché riceve la palla che è fermo. È fermo ed è oltre i difensori. Quindi, proprio per cinetica, non può succedere mai che non sia in fuorigioco se è fermo. Forse in corsa dice, vabbè, corsa in modo tale che. Quando è partito la palla, insomma, quando è partito il passaggio era in linea. Ma se è fermo, come fa a essere? Cioè, tanto. Punizione da posizione è decisamente favorevole. Va bene.
Vabbè, calmi. Calmi. Palla che sbatte sulla traversa, pericolo. Capisce tutto, recupera un po' pallone da tre quarti. Arriva la segnalazione di fuori gioco, tutto fermo. E poi fuori gioco, sei il fuori gioco così. Vabbè. Vabbè. Che volete che vi dica, poi mi dà questo per fuori gioco io. Non ha granché senso. Qualcuno ci può andare. Vabbè. In rete. Vantaggio adesso più rassicurante. Va bene. Va bene. Quarto gol della gara. Va bene. Sul 3-1 il punteggio. Va bene. Lancio lungo. Cercava Gambi. Niente. Non minuti. Arriva la palla. Viene peccato. E vabbè. Peccato. Sconfitta meritata. Direi decisamente immeritata, però vabbè, che possiamo farci? Che è successo ai miei? Perché mamma, perché il gioco non reagisce ai miei comandi? Vabbè. Niente, sconfitta 2-1, pazienza, vabbè, come ho detto. Come ho detto, diciamo altre volte, diciamo, consumiamo Keke. Poi brava e lancia Keke. Ok, Gaie, consoliamo Gaie, consola Gaie, grazie. Ok, e va bene così. Ora la prossima è un po'. Nuovo messaggio da Ahmad. Sogno insieme, ragazzino, senza parole, tutto molto bello, ok. Sai, beh, benissimo. Tutto molto bello. Esami e programmi allenamenti. Ok. Io no, questi non li programmo perché so tanto che non va bene. Quindi non andranno mai bene. Oset. Senti, Oset, non siamo specifico prestazioni, va bene così. Ok. E andiamo. Abbiamo una partita adesso contro il Rosenborg. Intanto vediamo la classifica, come stiamo messi in classifica. Siamo quinti, un punto dal Lillestrøm quarto e a tre punti dalle coppiate in secondo posto che sono il Molde e il Viking. Ok, 49 punti. Il Bodø Glimt, già bello che è andato, però tanto ripeto, non ho ferma tanto Diomandé, ok, già venduto per l'anno prossimo, va benissimo. Ora Diomandé venduto, benissimo. E adesso un attimo, aggiornate. Ah, ma sono tutte le, ok, Christian Kappis. Vabbè, dopo poi vediamo. Offerta ricevuta per Rocha. Da Rocha, William da Rocha. Quindi andrò a 370. Allora, direi trattiamo. Io onestamente, se ok, aggiungerei un centello. E andiamo. Ok, va bene. Vabbè, uno dei due l'accetterà. No, non vuoi uscire. Fermi che ci sono. Fermi, arrivano osservazioni. Ok, vai alle relazioni sui giovani. Allora, Lund mi porta dalla Norvegia. Mi porta Adam Christensen, non so, ci penso se mi fai andare di là. Steinar Pettersen, questo è ala e rapace, questo non è male, questo è probabilmente un sì. Io sto vedendo giocatori comunque, robe che
Christopher Solheim. Christopher Solheim. Fermi, 61, 81. Fermi un attimo, eh. Christopher Solheim. Ingaggia Solheim. Ingaggia Solheim, assolutamente. Poi qua, Finn Abramsen. Jon Gedal. Questi sono tutti da prendere. Questi sono tutti. Porca miseria, qua l'allenatore qua si vede. Qua c'è, cioè, almeno l'osservatore. Sto osservatore mi fa cose belle. Fermi, fermi. Che qua. Allora. Io Steinar Pettersson. La primavera completa. Ok, allora. Portami la squadra mia. Intanto. Vediamo un po' di gente. Allora, fermi. Intanto voglio vedere il giocatore che abbiamo preso. Equilibrato Solheim è un 66. Cioè, questo sarebbe titolare adesso. Oh, cacchio. Allora, Nala. Fermi, che questo è interessantissimo. Solheim. Solheim, piano di crescita. Piano di crescita. Tu che piede sei, però? Che piede è? Piede destro, quindi alla destra. Piano di crescita, fammi vedere un attimo. Ok. Che qui. Ala. Allora, velocità non ne ha tanta di più. Però. Controllo palla. Tutto sommato ci può stare, ma può ancora crescere. Bella ala. Ok. Va bene. Bene Solheim. Va bene Solheim. Ma io sto Solheim. Scusate un attimo. Ora scusatemi un attimo. Ma uno così. Solheim, no? Il giocatore che c'è. Questo mi può fare. Ma promuovi in prima squadra, questo gioca subito, gioca adesso. Questo giocare. Allora, avevamo anche sto Taremi. È diventato 65. E ragazzo, c'è di giovane. Tanti cari saluti. Mary potenziale, quello che è. Poi ci serve un portiere. Qua Melanel, qua abbiamo giocatori pronti eventualmente con squadra. C'è Jensen, portiere libero, questo per i tornei, per i giovanili. Questo è Nixon. Questo Jensen, non so se me lo pensare. Amdan, allora, Amdan, ragazzo, Amdan, mi dispiace, cediamo anche Amdan. Non, no. Allora, questo Hamza Al-Mutairi, allora, per ora lo tengo, ma soon to be salutated, diciamo. Nel senso, allora, qua abbiamo un'altra ADATT, questo è 1,60, tutti i nani li sto prendendo. Allora, tu che sei così, fammi vedere le cose. Ok, c'è la sua agilità. Controllo palla, come sta messo? Sono quelli con Steinar. Tendi Steinar, ingaggia Steinar, va bene. Poi Jon Ingedal. Jon Ingedal, potenziale fino a 89. Allora, Abramsen, tutto il potenziale altissimo. Sono tutti nani, però ci sono dei nostri, cioè i norvegesi tutti nani. Allora, poi senti, calma, mi devo saltare troppo. Martinsen, vediamo gli altri che abbiamo qua. Allora, qua che abbiamo Ammar Ahmad, difensore centrale. Ammar Ahmad, ciccicocco. Scusate, questo non è proprio cosa. Ciao. Questo esterno destro, come faccio in esterno
Maramad, non so, ce la pensiamo. Ilic mi porta dalla Giordania. Ah, beh, qua cercavo il portiere Giordano. 71 il potenziale massimo, direi di no. Te 63, direi di no. 84, ma cazzo, Akil Al-Jahani. Mi sa che dobbiamo prossimo anno, se cambia un po' io se però vabbè. Ora Al-Jahani non lo so, è più no che sì, ragazzi, è più no che sì. C'è basso, c'è ok, 15 anni. Io magari spero che cresca. Poi un 82 a 15 anni. Ok, Al-Jahani. Non lo so. È più no che sì. Sono molto sincero, è più no che sì. Non ho già portieri messi meglio. Ah, Martin Squala al Kuwait. Ci sarebbe questo qua, sto Amad. Regista difensivo, tra l'altro. Non lo so. Io piuttosto qua mi prendo questi, ragazzi. Qua vedo gente. Vedo gente di un certo rilievo. Finn Abramsen. C'è sto 1,50. Ma chi è che. Vabbè, allora, Abrams, questo è attaccante. Attaccante lo prendo, ingaggia. Bene. E te va bene. Sì, portami alla primavera, vediamo intanto che abbiamo preso. Io rischio di aver rifatto la squadra. C'è Dal. John Inge Dal, questo posso salirlo in primavera adesso. Intanto piano di crescita, rifacciamo un piano di crescita sti ragazzi. Entrato di ala, assolutamente ala, proprio tantissimamente ala, che ala mi serve. E Dal, allora intanto provo a vedere i piedi che c'hanno tutti. Allora, destro e destro. Ok, sono due ali destre. Giocano per me tutte le. Ingedal. Era 90 e passa, già diventa 89. Già scalo di 1. Manco il tempo. Vabbè, piano di crescita. Dal. Variamo. Però questo non cresce più. Di velocità non cresce più. Di velocità questo sembra che non cresca più. Però vabbè. Vabbè. Vediamo. Ora, Abramsen, 56, questo c'ha bisogno che esce un pochettino. Questo piano di crescita lo faccio diventare rapace. Sì, rapace, tu mi diventerai un rapace. Ok, va bene, Abramsen. Ok, io c'ho, allora. Giocatore, io penso un po'. Cioè, per dire, Dal, io non dico Peters, però Dal, io potrei tirarlo su adesso, Dal. Ma io Dal me lo difenso, scusate, no, io me lo promuovo in prima squadra, Dal. Te ci penso, fermi tu, io qua cambia tutto. Gestione squadra, qua cambia tutto, ragazzi, qua cambia tutto. Allora, io c'è intanto Solheim. Non so veramente che succede, veramente. Più uno, gioca tranquillamente anche a sinistra. Perfetto. Allora, Solheim, qua ce lo metto intanto qui. Svinland, Salmone Svinland, saluta per Dal. Ma è qua che. Signori, qua io cambio titolari. Tu sei sinistro. Solheim, che piede è? Non so che piede sia. Non so vedere
piede destro, però gioca anche a sinistra. Sì, non lo senti, io Solheim è qua, Solheim è qua e Dall a destra. Solheim e Dall avanti. E intanto poi metti qua. E ok che niè. Ok che niè. Riserve. Qua cambia. Qua cambia tutto. Qua cambia tutto. Qua cambia tutto. Salvare modificato. Sì, salviamo assolutamente. Qua cambia tutto. Qua cambia assolutamente tutto. E adesso. E adesso. Cosa voglio vedere? Allora, programma allenamento, fermi che qua facciamo le cose in grande. Allora, ok che facciamo così e niè, facciamo così. Oh, e mo li proviamo, e mo si prova, e mo questi ragazzi si provano, ragazzi. Mo si prova, ora, vai. Programmi allenamento no, vabbè, a posto, programmi a posto. Buona giochiamo. questa è la svolta, ragazzi. Questa è veramente la svolta. È veramente fermi. Che succede? Ah, nuovo messaggio da Solheim. Sta bene, sono senza parole, va bene, ok. Non manco ha giocato, però sono già senza parole. Nuovamente dirigenza. Giovane vuole andare al Rashidi. Vuole andare via al Rashidi. Al Rashidi sei tu. Ok, Al Rashidi dal Bahrain. Che era Bahrain? Bahrain. Caro Al Rashidi. Come diceva buon Gianluca Grignani, una nota canzone, se vuoi andare vai. Che vuoi che ti dica? Se vuoi andare vai. Allora, andiamo avanti. Da Rocha ceduto. Signori, a sto punto ti vendono anche quelli. Allora, come il direttore generale, Da Rocha ha venduto benissimo. C'è un po' di soldi interrano. No, non vuoi uscire. Andiamo avanti. Voglio giocare. Fermi. Allora, fermi tutti. Allora, analisi, partite. Sì, tutto molto bello. Allenamento per partita, no. Reazioni. Aspetta, no, non voglio. Allora, reazioni aggiornate. Ok, tutto molto bello. Perfetto. Poi, bel da assistente allenatore. Programma di crescita di Lisgard. Programma di crescita. Bravo. Ancora crea. 30 anni ancora devi crescere tu. Lisgard, sei. Ah no, già sei venduto. Perfetto. A posto così. Sì, quindi poi dentro per partita e ci andiamo, vai. andiamo, proviamo. Abbiamo proviamo le due nuove ali direttamente dalla cantera. Gara molto sentita. Proviamo direttamente ali dalla cantera del Cameratene. Vediamo un po'. Sono curioso. Sono curioso di vedere le prestazioni di questi ragazzi. Sono curioso davvero, dai. Ben ritrovati all'appuntamento su EATV, con me c'è come sempre Daniela Dai. Dai. Squadra a caccia di un risultato ora. Positivo per muovere la classifica. Inizia la partita, siamo contro il rosso, per l'altro, quindi test mica male, ecco, come sono test. Sono davvero curioso di vedere che partita verrà fuori oggi. Sai, i nuovi, personalmente, test mica male. Sento che ci divertiremo e andiamo, signore. E tendo a fidarmi delle mie sensazioni. Oh. Ok, andiamo. Tanto fanno un po' di palla. Ok, bravissimo, ragazzi. Ripartiamo. Solheim, subito palla al piede. Solheim. Palla per Rach. Per Odegaard. E nessuno. Invece allora, non c'è. Dall che però è in fuorigioco. Va bene. Va bene. Mi vedo frizzanti. Non so. Ho una bella sensazione. Bella sensazione riguardo, dai. Ole Christian Sendes. Calmi. Said. Siamo molto calmi. Ok. Si prosegue per il vantaggio.
palla regalata. Dixon per Solheim. Solheim, no, sto cercando troppo. Va bene, calma, calma, calma. Giochiamo un gioco semplice come contrasto efficace. Ok, Solheim. Solheim, no però, no Solheim, però. È un giorno speciale per questo ragazzo, uno di quelli che ti restano per sempre nei ricordi più belli della carriera. È il giorno dell'esordio fra i professionisti ad appena 17 anni. Ah, assolutamente sì, sono emozioni che ti restano addosso per sempre. Immagino che ci siano gli amici, i familiari a seguirlo, fare il tifo per lui. Devi imparare a rubare con l'occhio dai giocatori più esperti. Rack, dai Rack, in allenamento è l'unico modo questo per crescere e migliorarsi. Dal. Perché il potenziale fallo, c'è e ora deve sfruttarlo. Arriva il fischio. No, scusa, posso capire una cosa? Perché subisco il fallo e si prende i nostri? Ecco, come il come funziona la cosa? Ah, beh, il fallo che ha fatto qui. Vabbè. Fa niente, fa niente. Va, io farei. Ma che sta assolutamente la cancellare. Vabbè, niente, non capire, ha deciso di suo di fare robe. Vabbè. Ma calma. Calma, siamo molto calmi. Siamo molto calmi. Bravissimo, bravo. Ruvido ma corretto. Odegaard. Gran palla, pericolo. Potevano prendere gol qui, sono stati salvati dalla sua prontezza dei riflessi. Sì, ma non c'era il vantaggio. Voi non lo vedete, ma io mi ho spuntato il vantaggio. Tanto ancora dal. Ah, peccato. Vabbè, però palla in out, sarà c'è corner. Il ragazzo c'è. Batte Rach. Ok. Primo palo. Palla in mezzo. Occhio al corner. Palla che colpisce la traversa e torna in campo. Va bene. Fa niente. Risultato dai, dai. In parità. Solo la sfortuna ha impedito loro di passare a condurre. Ixon. Per Solheim. Solheim. Esatto, c'è mancato davvero poco. Intanto Rossi in mezzo. Niente. Palla allontanata. Ok, ancora Solheim. A metri. Numero con Nunez, niente. Riconquista la palla. Calma. Ole Christian Selnes. Calmi. Ok. Ole Christian Selnes. Va via di fisico. Said. No. Si accende. Anni mai? Non che volevo quel difensore lì. Ecco. Un tocco elegante, preciso, che trova la rete. E mezz'ora che volevo a Chiemi e non me lo dava. E che cacchio. E niente. 1-0 lo sembra. Con questo gol. 1-0. Fa niente. Dai. Odegaard. Fallo. Vabbè. Ok. Calmo. Ole Christian Seldes. Calmi. Said. Okay. Superata la metà campo. Calma. Ma sto cacchio è questo? Sto specie di sto funambolo. Chi è? Un altro gol. Ma posso capire che cacchio è questo? Ancora più sicurezza. Niente. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. 2-0. Intervento falloso. Ah, dunque, che fallo? Diamo un cartellino. No. Niente. Non si preoccupa. Come non detto. Palla. Dal. Niente. Niente da fare. Dal. Il difensore recupera. Pass. No. Recupera. Dal. Hanno avuto l'occasione per tornare in partita, ma nulla niente, da fare. Provato. Non niente, bene, dai. Hanno due reti di svantaggio. Fa niente, non possono permettersi certi errori. In mezzo. Ah, yeah. Primi 45 che stanno per esaurirsi sono stati impietoso per gli ospiti. Odegaard. Tiro fuori parata. E se non corre immediatamente ai ripari il passaggio di farsi ancora più Solheim. Solheim. Oggi a giro niente parata di Sandberg. Niente, non la buttiamo dentro neanche a morire. Qualche cambio nel tentativo di dare quantomeno una scossa.
non possono continuare primo a subire palo. In questo modo. Mezzo testa, niente. Libera male, attenzione. Poggia. Si rimane come prima. Che sei infortunato? Si è infortunato il giocatore? Sei infortunato. Adesso sei debole, lo vado a cercare però. Ole Christian Selnes. Calma. Ha spazio per andare. Protegge palla col fisico. Se ne può andare adesso. E c'è il gol. Tre reti di vantaggio e bene. In ghiaccio. La regia ci ripropone l'azione del gol, frutto di questo lancio okay. Di che ha tagliato fuori tutta la difesa. Non ha tremato di fronte al portiere, ha caricato la botta e l'ha messa va in rete. Bene. Niente da fare per l'estremo. E sei infortunato Solheim. Entra sulla palla, esaurisce l'azione avversaria. Sei infortunato Solheim. Cioè, oh, cioè esordio dei professionisti e si rompe. Vabbè. Rack, a chi la do? Signori, però qualcuno che si propone. Ci sarà un minuto di recupero. Solheim, niente, palla in angolo. Palla che finisce in out. Hickson. Rach. Odegaard. Vabbè, arriva niente. Fine primo tempo, 3-0. Bruttissimo primo tempo. C'è il senso. Loro, ogni azione un gol. Noi facciamo fatica boia. Cioè noi 370 tiri, neanche un gol, loro tre azioni, tre tiri, tre gol. Ma ah, vabbè, comunque, dal ancora, dal palina, va bene. Va bene. Batte ancora Rach. Ok. Direi. Palo. Andato. La vedere in testa, niente. Colpo di testa che non crea imbarazzi al portiere. E niente. Non ce la facciamo, Calma. Slime è infortunato. Vabbè, porca miseria però. Ok. Palla Hickson. Regalata. Rach. Pass. Ergaie. Dal Odegaard. Se io premo la L1 per fare passaggi proprio alto, filtrante alto, perché lo dà la sotterra? Comunque lo sostituirlo. Si affidano al possesso palla. Sostituirlo. Calma, ok. Intervento ruvido ma efficace per recuperare il pallone. Palla filtrante, niente. Non ci stiamo. Problemi fisici piuttosto evidenti per lui. Devo sostituirlo. E vabbè, ok che per Solheim. Ragazzi, un po' in ombra questa partita, però. Seid. Gli fai una colpa, è proprio tutta la partita strana. Tutta la partita un po' strana, ma vabbè. Calma. Ok. Dai che ci siamo. Hummel Volun. Gestione della palla. Hummel Volun. Sì, però ragazzi, come cacchio è possibile? Niente, gestione squadra, pure Hummel Volun è infortunato e allora Diaye e riprendi partita. Due infortunati, ma. Ole Christian Selnes. Calma. Seid. Ok. Va bene. Odegaard. Mo' chi lato che sono tutti infortunati, tutti rotti. Palla per un Mevo Nunez. Passo il pallone, spazza via. Odegaard. Prova il tiro da fuori, tutto scordinato. Vabbè. Perlomeno ci sono i cambi. Normale poi che la palla si alzasse. Perlomeno ci sono i cambi. Effettuare un cambio. Niente, questa puntata non è che sta andando benissimo. Cioè, non so. E purtroppo c'ho il solito sospetto, perché a un certo punto è dal primo gol con la partita col Tromso che improvvisamente
Ole Christian Selnes. È cambiato il tronzo. Occhio al tiro. Vabbè. Nessun problema qui per il portiere. Se segni con questa io spengo. Spengo. Ora. Iaie. Pass. Occhio alle sovrapposizioni. Pass. Palla per Dal. Palla ribattuta il portiere. Niente. Ok, che non la ribadisce. Niente. Qua un passaggio buono non lo stiamo più facendo, raga. Jensen, calma. Seid si limitano a far girare palla nella propria metà campo. Ok, bravissimo Vass. Odegaard, il gioco funziona. Lancia, vabbè. Iaie per Dal. Ha recuperato il pallone. Dal. Cross. Vorrei capire. Ole Christian Selnes. Calma. Contrasto pulito che ferma l'avversario. Però ragazzi, però santo cielo. Oggi non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio. Sentite. Vabbè. Avanza la fine. Non ha senso andare avanti. Finisce così ora. Che? Vabbè. Ho fatto i cambi non com'è, però vabbè. Comunque. Niente, è andata male. Male purtroppo. Ok. Sono indisponibile a causa di fortuna. Però voglio capire. Nuovo messaggio da Andiaie. Rimetti in squadra. Apprezzo il tuo impegno. Tutto molto bello. Poi. Allora. Nuove mail da fisioterapista. Giove fortunato io per 5 giorni. Vabbè, 5 giorni, dai. 5 giorni. Vabbè. Allora. Avanti, magari si riprende per tempo. Magari, dicevo, si riprende per tempo. Nuova dirigente, nuovo rescinde contatto a Rashidi. Tanti cari saluti, amico mio. Tanti cari saluti. Avanti. Due mail non lette, che sono due giocatori stabiliti. Ormai guarito l'infortunio. Ok. Ah, me lo dicono due volte con due mail. Perfetto, ottimo. Funziona benissimo. Funziona a me. Me l'hanno detto due volte perché sono sicuri che l'ho capito. Comunque, ok. Solheim è tornato a disposizione. Ora, messaggi non letti che abbiamo. Sento molto meglio. Possono in discussione. Mister, vuol dire che. Bene, pronto. Non pregare, perderò la decisione migliore. Che non è far giocare te. Analisi squadra avversaria. Ok, tutto molto bello. Andiamo. Terza partita, terza ultima partita di questa puntata. Dal è stanco. Come Rush, come Pass. Con i giocatori stanchi. Vabbè. Entri tu. Poi eventualmente Dal. E qua direi carry per cosa, Rush per ora lo tengo, poi vediamo. Pass però abbastanza stanco, quindi io direi dove sei? Dov'è? A Shammari me lo porto. Agamdi ha raggiunto il 69 roll e andiamo così, gioca partita, avanti. Terza partita, però una puntata non bellissima. Senso, questo giocatore. Vabbè che abbiamo affrontato due squadre toste, abbiamo affrontato il Tromso, che è una delle prime, e poi abbiamo affrontato il Rosenborg. Cioè, squadra, insomma, cioè due squadre d'alta classifica. E la perdiamo ci può anche stare.
No, però l'arbitro costretto già a intervenire dopo pochi minuti. Che mi fa ste cose? Premo solo andare avanti per il pressing, io non capisco perché mi fa ste cose. Rischia il cartellino qui, non il miglior biglietto da visita dopo pochi minuti. Perché? Ma così due cartellini già, ma perché? Protegge il pallone con il corpo. Posso capire che sta hanno male. Di sbloccare, ma pallone che finisce sul fondo. Ma è successo hanno qualcosa? La pressione in attacco, ora non che... loro che ora, dite voi, c'è stata una patch per caso che ha cambiato delle cose? Perché io non... delle cose che non avevo visto nelle prime partite, che fino prima di adesso non avevo visto. Sto vedendo di nuovo... quando vi racconto le cose scorsi anni, dicevo, ora sta partendo, vedo lo Shaolin Soccer, cioè le cose assurde. Ecco, sto rivedendo lo Shaolin Soccer. Va bene tutto, ma cose che non hanno senso, tipo il fatto che non riusciamo più a fare un passaggio di uno. Ok, dai, Kerry. Gaie. Ha spazio per andare. Ok, Odegaard. Che sfuma e Miraxa sventata. Ok, niente. Possono passare il vantaggio. Tiro, niente. Nunez. E Ale. Primo gol del match. Dai, 1-0. Boom, il gol Nunez. Dai, signori. Tanto, onestamente, temevo che fosse anche infortunato. Mi sembrava aver visto la solita crocetta. A parte quando c'è l'infortunio. Fasi limpidi di gioco, devo dire. Papi, parapapi, parapapu. Unitz, palla fra i piedi. Il gol preso è stata la logica spara sotto la... di intanto puoi vedere. Pigra. Per me il tecnico ottimo il tuffo di. Contento. Ottimo tuffo del nuovo portiere, ma meglio per noi così. 1-0, un Melvon Nunez. La sblocca, cosa, va bene. E un Melvon Nunez è infortunato. Seria. Veramente, com'è possibile? Vabbè, vediamo se un attimo se si riprende. Prende un po'. Noi Odegaard è infortunato. È Odegaard. Lo stesso, vediamo se si riprende un po'. Se no a un certo punto al Gandhi. Porca miseria. Allora, calma. Calma. Ma sembra se si riprende. Va bene, va bene. Odegaard. Odegaard riprende. Riprende palla Odegaard per un Melvon Nunez. Occhio a questo lancio. E Nie 2-0. E Ale, dai. Dai. Grande Nie 2-0. Ok. Va bene. Va bene. Va bene. Bene così. Questa è la parte finale dell'azione chiusa. Bene col così, gol. Signori. 2-0. Conclusione. Mi sembra un buon inizio. Dai. Quello che farei. Ok, Solheim si prende il giallo. E vabbè, pazienza. Va bene. Niente. Ragazzo, vuole farsi. Vuole darsi da fare. Vuole farsi notare. Poi è così. Su ragazzi. Cioè, come con Nunez. Prova a metterla lunga col filtrante. Solheim niente. Solheim palla riconquistata dalla squadra avversaria. Hanno troppo il pallone Solheim. Okay. Palla in out, sarà palla laterale. Ancora per Solheim. No, niente. Calma. Calma, si può fare. Benissimo De Gallo. Interviene sul pallone, concede palla in fallo laterale. Fucking pressing. Calma. Ok. Pressing sul portatore. Calma. Di palla. Calmi che si può fare. Calma e raziocinio si può fare. Se mi dai poi il giocatore che voglio, che non è questo, ma va bene uguale. Calma. All'avanzata. Ottimo Nie, ripiegamento difensivo. Odegaard. Melvon Nunez, niente, palla. E un Melvon ci sarà un attaccante certo tipo. Io ho l'idea. Io ho già in mente l'acquisto da fare l'anno prossimo.
Non intendo fare tanti acquisti, anche perché non penso che avremmo neanche la possibilità economica per fare chissà quanti acquisti. Però uno lo voglio fare. Uno lo voglio fare. Ho un'idea in mente. C'è un giocatore che merita una seconda chance. Un giocatore che già conoscete che merita una seconda chance. Noi non riusciamo più a fare un passaggio. Non so perché, intanto non riusciamo più a fare un passaggio. Ok, Folheim. Palla che esce, sarà rimessa. Calma. Ok, bravo Solheim. Un attimo, bravo Solheim, poi si è incantato. Ancora palla bravo Solheim. Ci sarà la touche, la rimessa bene. Laterale. Solheim, niente, calma. Cosa si può fare? Benissimo. Grande tempestività di questo intervento. Da Ixon. Palla qua. Che filtra, attenzione. Nunez. Solheim. Liberi due. Però Odegaard. Prova il tiro da fuori Odegaard. Che si è limitato ad accompagnare la conclusione sul fondo senza niente intervenire. Da fare. Aveva capito subito che la palla sarebbe uscita. Va bene. Esce comunque dal campo, spazio a esserci, ci siamo presenti. Ma che succede? Regola non del lo vantaggio. So, regola del vantaggio perché? Perché? Quale motivo? Vabbè. Calma. Dai. Bravo Solheim. Non hai mai rubato la palla. Con questo filtrante può nascere qualcosa. Come con Nunez, niente. Palla per Umevol. Umevol Nunez. 3-0. E Ale. Bella palla di Odegaard. Umevol Nunez la mette. 3-0. Va bene così. Va bene così. Grande. Bellissima palla di Odegaard. Bellissima palla di Odegaard. Niente, portiere pronto a fare un'uscita, ha finito per fare un Superman. E poi un giallo a Ixon, così ammonisce l'autore del Dadi Dadu. Giusto, atteso che l'azione terminasse, per si chiama questo Dadi Dadu Gaye. Dadi Dadu. Vabbè, bellissimo, meraviglioso. Comunque, dai signori, si può fare, ok. Benissimo. Partiamo. E no, come non detto. Bene, Kerry. Ok, ora Odegaard. Palla per Gaye, un bel buon Nunez. Un pochino chiuso. Vince qua il primo tempo, 3-0, alla grandissima. Alla grandissima sto primo tempo, devo dire, veramente alla grandissima. Non mi aspettavo un primo tempo così. Alla grandissima. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. 1-0. Bene, 3-0, che è 1. 3-0. Benissimo così. Se facciamo il quarto, io faccio turno. Se facciamo il quarto, faccio turno. Ma anche se manteniamo così. Siamo anche tipo 3-0 al 60esimo. Io qualcosa di turnover lo faccio perché onestamente penso sì, fermo in caso. Calma, ok. No, attenzione. È ottimo intervento in copertura. Calma. Che bravo Umevol. Posso provarci di nuovo. E la piazza 4-0. Direi che la partita è chiusa, partita. Signori. Direi che è una partita tripletta di Umevol Nunez. E direi gestione squadra. Direi che il turnover si fa. Direi al Gandhi. Direi Dal per Nie che ha bisogno di giocare. Solheim c'ha il giallo, ma non Solheim, lo tengo in campo, deve giocare il più possibile. Diaye per un Umevol Nunez, Oset per Gaye, e mi serve, allora facciamo l'altro Guastonie per Akinyemi.
Al-Shammari per Rach. No, ho esaurito le sostituzioni. Niente. Vabbè, io volevo far giocare Al-Shammari. E allora niente, Nie rimane. Nie non gioca. Io voglio far giocare Al-Shammari. Voglio far giocare Al-Shammari. E Ale. A posto. Riprendiamo la partita. Qua sul 4-0 direi che possiamo tranquillamente fare un gol facile, possiamo vedere da questo replay, nessuna chance per l'estremo difensore. E dai che ci siamo. 4-0, partita dai che ci siamo, signori. Ora io spero a breve di poter far salire ancora altri, però c'è, cioè, qua devo dire, cioè, ho fatto solo una cambiare. Bravissimo Dal, prendaglie, diaie, e 5-0, e 5-0. Bravissimo Dal, subito a recuperare palla, servire diaie per il gol del 5-0. Va bene così. Ora io teoricamente potrei arrivare ad andare a fine partita, però mi voglio provare i giochi. Però sti ragazzi, che sono stato un po' fatto contro il Rosenborg, voglio provare gol. Bene. Ora lancio lungo al Shammari di testa, bravissimo, per Al-Ghamdi salta l'avversario, ne salta quasi due, però quello sarebbe fatto. Quello sarebbe fallo, però niente, la spear è valida in questo gioco di calcio, la spear è valida, i placcaggi sono validi, niente, ci hanno detto, fu canale, ci hanno americani, ci hanno una protezione, per loro è tipo football americano coi piedi, niente, ora. C'è la touche, la rimessa con le mani. Bravissimo. Avanti alla per a spazio lungo dal prendi aie palla in rete. Comunque Dal è appena entrato ha fatto due assist, appena entrato ha fatto due. Perché sostituzione? Io non ho chiesto nessuna sostituzione. Replay che mostra tutto il suo opportunismo nel Dal del proprio, gol. Appena entrato ha fatto due assist, una rete da rapace d'area. Due assist. Sanno, bella partita di Dal. Gli avversari. Con questo Lime ha inciso poco. Probabilmente c'è il discorso che è proprio quello sulla destra non è il suo ruolo. È possibile che sia anche questo. Però, vabbè, avrà modo di incidere. Secondo me, io gli do fiducia. C'è 66 overall. C'è in questa squadra. Bravissimo Slime, bravissimo, palla per Diaye, Diaye ancora per Dal cross, recupera e spazza via, un cross raso terra, è venuto un po', come posso dire, un po' poco potente, cioè, lascia Mari per Slime, però cerca lo spazio, non lo trova. Vabbè, calma. Poi dovrò protegge palla con il corpo. Provare a fare un ora appena possibile, provare a fare un cambiare una cosa. Grande tempestività di questo. Solheim ancora. Niente. Allora, gestione squadra. Voglio provare a fare una cosa. Vediamo se si può fare. Dal non perde niente. Ok. Proviamo questo cambio. Dal a sinistra, Solheim a destra. Un po', ok, l'impostazione, vogliono far scoprire gli avversari. Ghamdi, niente da fare, il difensore recupera. Io questa è una cosa che odio, una cosa che hanno tutti i giochi di calcio, la cosa del point to lag, che premo il passaggio con tutto che ha la palla tranquillamente fra i piedi, lo fa tipo un secondo dopo. È una cosa che mi dà un fastidio che non potete capire. Lancio fuori misura, palla che termina la propria corsa, niente, oltre la linea laterale. Bravissimo Sola, niente, non nessuno riesce a passare. Gioco fermo, di essere la procura da solo la palla, si mette anche l'arbitro, gli mette un fallo e la congiura contro Solheim. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Va bene.
Vabbè, calma. Calma si può fare. No, al Gandhi quasi. Calma. Dai, bravissimo. Al Shamari. La cantera promette bene comunque. Devo dire. La cantera promette bene. Anche al Shamari, cioè. Cioè, carità, non sto parlando di Gattuso, ma. Cioè. Sono ragazzi, prometto bene. Calma. Ok. Miche. Occhio al pallone interessante. Okay. Bravissimo qui a recuperare un pallone complicato. Amo De Garda. Tutto fermo, c'è cioè stata la bandierina, c'è la posizione di offside. Fuori gioco, cross. Bene. Ora. Solheim. Al Gandhi. Palla ancora per Solheim. Solheim. Così in mezzo. Niente. Evita guai. Al Gandhi. Calcio di punizione con niente. L'arbitraggio mi sta rendendo in questa puntata piuttosto antipatico. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Carry. Iaie. Ancora per Solheim, niente. Pallone allontanato. Dal. Ancora Dal. Carry. Esami. Son. Carry. Ancora Shamari. Ancora Carry. Al Gandhi. Solheim, cross in mezzo. Iaie! 7-0. 7-0. Niente, fa tripletta dentro di Iaie. Due assist di Dal. E uno di è un cross. Uno di Solheim. Tra l'altro, bel cross. Bel cross di Solheim. Preciso per Iaie. Questa girata di testa. Bene così, signori, 7-0. Abbiamo il divario del punteggio è tale che davvero sembra essere un incontro fra squadre di categorie diverse. Va bene così. Oh, alla grandissima. Certo, invece di fare 7 gol in una sola partita, potevamo farne un po' di più, conservarne, cioè farne qualcuno ecco partite precedenti. Però va bene lo stesso. 7-0. Dai, ci voleva sta vittoria. Ora andiamo di qua. Ixon, se mi parli con tutti i giovani ragazzi e mi parli di Ixon. Gaie, vabbè, consoliamo Gaie. Ok, bene. Carry, elogiamo Carry. Dai, va bene. Va bene. Ora allora, voglio andare al giorno della partita. Aggiornamento nuovo per Edvardsen. Portieri fuori dai pali. Vabbè. Confermo, ok. Va bene. Ora. Due messaggi non letti. Ok, grazie per avermi fatto assaggiare il campi. In campo. Allora. Devo prendere i rischi prima. Vabbè. Potrebbe essere a svolta. Ok, Carry. Vabbè, apprezzo il tuo impegno. Ok, la dirigenza mi dice che non stiamo seguendo i piani. Senti, cose finali. Gruppo. Ah, sei gruppo che secondo loro. Gruppo. Vabbè. Qualche puntata fa avete visto il gruppo. La Champions League secondo sto gioco come combinata. Allora io direi di andare avanti, andiamo al giorno della partita, poi ci fermiamo lì che non la giochiamo adesso. Ok, non tanto, non la giochiamo adesso, quello voglio vedere intanto. Nuovo messaggio da Nie. Scusate nuovamente questa, spero. Allora, hai sicuramente un grande potenziale, va bene, però amico mio, caro mio, sei un attimo alla due reazioni aggiornate. Allora fammi vedere a te
Ok. Ok, va bene. Tutto molto bello. Allora, analisi della partita, tutto molto bello, ok. Allenamento delle partite, tutto è bello, va bene, ok, ok, ok. Ora, chiudiamo la puntata guardando prima la classifica, che ci vede quinti. Ci vede quinti a 49 punti, 3 punti di distanza dal Viking e 4 dal Lillstrom. Allora, abbiamo possibilità, vincendo contro il Viking, di agganciarli. Abbiamo un pochino perso terreno dagli altri, però beh, diciamo che purtroppo è comprensibile. È la prima stagione, quindi io non aspetto qualificazioni europee adesso, subito, la prima stagione. Sarebbe bello, ma non me l'aspetto. Quindi sono abbastanza bene. Ora io voglio vedere, guardo la rosa. Guardo la gestione squadra. Ora, questa roba con Solheim, Dall, questa gente qua, onestamente non mi dispiace la cosa. Non mi sta dispiacendo per niente la situazione, nel senso, ragazzi, ci sono, la squadra c'è, però mi sa che questi qua ho fatto giocare, io devo sempre fare attenzione, perché ho fatto giocare devo ricordarmi sempre che devo farli riposare un po' di più. Però vabbè, ok, comunque Dall lì, Solheim è là. Dobbiamo soltanto prendere un po' di lucidità. Secondo me ci danno, questi giovani ci danno soddisfazioni. Io mi voglio un attimo rivedere il vivaio, perché là secondo me abbiamo delle robe interessanti. Soprattutto quest'ultima tornata qua, Abramsen, non lo so. Fammi vedere che cosa c'hai. Tiki Taka, talento naturale, rimessa lunga. Ok, va bene. Talento naturale, crescita significativa, finalizzazione. Non lo so. Io intanto questo, ok. Abbiamo sto Pettersen. Il primo problema è che sono tutti bassi. Sono tutti bassi. Sono tutti veramente bassi. Ora io, per dire. Ora, io vedere questo qua, vedo una situazione, ok, finalizzazione c'è una bassa, non va bene che siano ali. Bene. Ed è che un po' di giocatori interessanti, questo ce li ha trovati, in attacco. E infatti questi 3 metri per l'attacco provvederemo per gli altri ruoli. Ora, vediamo un po'. Lund però cosa c'ha questa Christensen? Se però 1,57, però c'ha tutto. Io sono tentato Christensen di buttarmi su pure lui. Posso? Allora, dai, primavera, ma vediamo se sto Christensen quanto combinato. Christensen è una S, ok, piano di crescita, continuerei a impostarglielo su ala sinistra. Continuerei così. Vabbè, 57, mamma, è ancora che cresce, però insomma c'ha 14 anni, si potrebbe fare e si farà. Detto questo, allora torno giovanile, perfetto, facciamo così, torno giovanile, lo faccio screen, noi ci vediamo alla prossima.